Buonasera a tutti, siamo qui nel laboratorio di Maurizio Maragoni. Io sono Francesco Fusillo e stiamo testando il nuovo prototipo di Sody Linux CTS Verona. Allora, Sody Linux nasce su una Ubuntu 13.10. quindi una distribuzione aggiornatissima di Ubuntu 32 bit. Che noi abbiamo modificato e abbiamo reso il più possibile simile a XP, perché XP in aprile ci abbandonerà, sarà mandato in pensione da Microsoft e lascerà molti utenti orfani del loro sistema al quale erano affezionati. Quindi noi ci abbiamo pensato a loro, gli vogliamo bene e abbiamo creato un Sody Linux che assomiglia paro paro a XP. In più abbiamo un sacco di software didattico che permette di dialogare con il vecchio XP, abbiamo LibreOffice, Calc per il calcolo e tantissimo programma didattico che abbiamo selezionato, è stato isolato dal CNR, da Giovanni Caruso, da Lucia Ferlino, col quale stiamo finendo questo lavoro e lo stiamo testando. Allora, questo test abbiamo intenzione, stiamo facendo questo video per mettere in internet appunto il primo prototipo nel quale si vede ancora questo sfondo dove c'è il tavolo della conoscenza, dove insomma tutti i software per costruire sapere, costruire attività scolastiche, non c'è nulla di esercitativo, ma tutto software per scoprire e aiutare. In particolare quello riabilitativo. Ecco, per questo abbiamo fatto questo video, proprio perché la scommessa che ci eravamo posti di un lettore vocale simile ai migliori lettori per ragazzi dislessici, per le persone che hanno difficoltà di lettura o anche per persone che usano dei touchscreen, eccolo qui, il lettore vocale. E adesso in un paio di minuti vi vorrò dimostrare questa nuova funzione che avrà solo il 2014. Il lettore vocale produce questa icona una volta cliccato e abbiamo una serie di opportunità. Produce questa finestra multimediale, che è questa, mobile, che resta davanti a qualsiasi applicativo e mi permette di leggere tutto il testo che seleziono, riprodurlo, salvarlo in audio e scegliere la voce che intendo utilizzare per la lettura. Quindi veramente una funzione strabiliante, open source con le voci G-Speech. Per fortuna chi ha prodotto questo software ci ha dato le indicazioni precise per poterlo implementare in Sody Linux e adesso vi faccio vedere come funziona. Vediamo, ecco, questa giusto è una pagina PDF inglese, un libro di testo che hanno ragazzini che lo chiedono, basta selezionarlo, appunto seleziono il testo. E do il comando leggi testo. On 31 Saint December last year, I went to London with my parents to celebrate New Year's Eve. We went to see Big Ben on the River Thames, the main river through London. Ecco, voglio andare avanti, seleziono un altro paragrafo. Big Ben is the famous clock and bell tower of the Houses of Parliament. Come si sente, questa voce è una buona voce, insomma, accettabile, la pronuncia è abbastanza buona. E ovviamente qui ho altri 6 ideomi, naturalmente sono gratuiti. Questo è sempre davanti, non lo trasformo in audio perché adesso voglio fargli sentire come legge, per esempio, leggiamo ecco, una pagina di italiano, questo è un libro in PDF di tecnica. Ecco, a questo punto non faccio altro che cambiare la voce, metto italiano, seleziono il testo, mi fermo al punto e gli dico leggi il testo selezionato. La chimica al servizio dell'industria e i prodotti chimici derivano da risorse e materie prime che hanno subito una profonda trasformazione nella loro composizione. La chimica industriale, infatti, Posso fermarlo? applica le scoperte e le conoscenze scientifiche della chitrattino. Allora, naturalmente lui legge anche gli errori, il quale l'editore poteva evitare il trattino. Adesso mi preme no far notare che posso salvare il testo in audio, quindi dopo aver selezionato tutto il testo e dire leggilo, posso il ragazzino ha la possibilità di salvarsi questo testo in formato audio. Dico, so, leggi il testo selezionato, La chimica al servizio dell'industria. ferma.
salva, lo salvo, lo chiamo, vado sul desktop, lo chiamo prova. Ecco, prova sulla desktop in Linux, si chiama scrivania, gli dico salva, il file è un wave. Ecco, fatto che io vado sul desktop e mi troverò prova wave. Ecco qui il file audio fatto dal testo. La chimica a servizio dell'industria. Ecco, notate che questo è un PC che di prova, un catorcio che noi stiamo usando per fare test. E nonostante che non abbia un processore prestante, mi sembra che sia un Pentium 4 dual core. Questo è un dual core 3000, sì. 2 core 3000, Con 2 giga di è RAM. velocissimo nel leggere. Come dicevo, legge tutto. Qua proviamo a leggere un pezzo di giornale sulle tasse e finanziamenti ai partiti. Chissà che qualcosa arrivi anche su di Linux. Pronti? Ecco. Uno, la Commissione Affari Costituzionali del Senato. Direi che questa nuova funzione di lettore a schermo è strepitosa e fantastica. Può aiutare un sacco di persone ad avere dei vantaggi, perché può essere gestita o a mouse come sto facendo io, o a touch se il monitor è touchscreen. E quindi fa di nuovo su di Linux uno strumento riabilitativo e compensativo per moltissime persone, che può sostituire benissimo e ampiamente software blasonati e anche molto costosi. Quindi appena sarà pronto lo metteremo online a disposizione e molto probabilmente saremo presenti al, no, saremo sicuramente presenti invitati al convegno nazionale del CNIS a Roma, dove lo divulgheremo ai colleghi CTS delle altre province. Adesso Maurizio sta mostrando un pochino quali sono i software e la documentazione. Però direi che più o meno abbiamo detto tutto per questa parte di prototipo. Devo ancora finirlo, ma insomma, possiamo chiudere qui la registrazione. Buonasera a tutti, chiudi la registrazione e fra un po' lo metteremo online.